Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di CaroTG. Vediamo insieme i titoli principali della giornata. Con le 5 vittime di oggi sale a 200 in provincia il numero dei decessi da coronavirus, contagi sempre stabili. I NAS hanno sequestrato in una parafarmacia 300 test sierologici e denunciato il titolare per esercizio abusivo della professione. Dal 4 maggio si può correre e camminare anche lontano da casa, il comune di Rimini specifica, anche in spiaggia. L'intenzione della regione è quella di riaprire i centri estivi. A Rimini si pensa a spazi raddoppiati senza costi aggiuntivi. Un bilancio quasi fotocopia oggi rispetto a quello di ieri per la situazione del coronavirus nel riminese, sia per i decessi che raggiungono purtroppo quota 200, sia per il numero dei nuovi contagi che resta contenuto il servizio. La provincia di Rimini ha toccato i 200 decessi. Nelle ultime 24 ore altre 5 persone hanno perso la vita a causa del coronavirus. Dopo un giorno di tregua, sia ieri che oggi il numero dei morti è tornato costante. Si tratta di 5 donne di 79, 88, 91, 94 e 99 anni. La fascia d'età 80-90 è quella con il maggior tasso di mortalità. Sempre stabili invece i contagi, ieri erano 20, oggi 17. 4 sono ricoverati in ospedale, gli altri in isolamento domiciliare. Nel riminese i casi positivi accertati complessivi sono saliti a 1.990. Con le 21 guarigioni di oggi il totale sale a 1.040. In Emilia-Romagna il picco di contagi si è registrato tra il 22 e il 26 marzo, furono 4.111, mentre tra il 21 e il 25 aprile sono stati 1.342. Una netta diminuzione figlia soprattutto delle stringenti misure adottate nelle province più colpite, tra cui quella di Rimini. Sempre in ambito regionale, le persone in isolamento domiciliare, cioè quelle con sintomi lievi che non hanno bisogno di cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 8.288, 96 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 226, 2 in meno. Diminuiscono anche quelli ricoverati nei reparti Covid, meno 47. E nel suo aggiornamento del pomeriggio il commissario Sergio Venturi ha approfondito la situazione provincia per provincia. Se per avere un azzeramento dei decessi ci sarà purtroppo da aspettare ancora, come da lui stesso ribadito ieri, in regione per il commissario il territorio riminese è uno tra quelli dove oggi si può considerare il contagio sotto controllo. Vediamo. Qui è del tutto evidente l'azione delle misure di contenimento particolarmente aspre nella provincia di Rimini, con blocchi stradali, con riduzione delle arterie di scorrimento e quindi costringere le persone a percorrere meno strade per poter essere controllati, da una situazione di potenziale esplosione come si è rappresentata nelle fasi iniziali, ricorderete anche il paziente 1, non perché fosse il paziente 1 neanche a Rimini, ma certamente era una persona che, diciamo così, ha fatto anche un'intervista raccontando la sua storia, i suoi viaggi e le sue passioni, e da lì è partita una sorta di picco esplosivo di malattia che, se non avessimo arginato attraverso una sorta di zona arancione, perché non si potevano chiamare zone rosse, ma insomma il significato era lo stesso, ci ha consentito di avere questa curva, quindi con una riduzione significativa, e Rimini ha gli stessi numeri di Ravenna, quindi è in una condizione di assoluto governo della malattia. Anche lì devo fare i complimenti alle istituzioni, devo fare i complimenti ai medici, agli infermieri, insomma a tutti quanti, ecco, anche ai riminesi, perché hanno sopportato questa situazione e devo dire che hanno anche collaborato molto per il fatto che si possa essere realizzata.
I NAS di Bologna hanno denunciato per esercizio abusivo della professione il responsabile di una parafarmacia situata nella zona sud della provincia di Rimini. Il titolare, infatti, nonostante fosse privo dei titoli di studio previsti dalla legge, utilizzava dei test sierologici ad uso esclusivo di personale medico e o infermieristico per la rilevazione rapida degli anticorpi al virus SARS-CoV-2, sequestrati circa 300 kit diagnostici per un valore complessivo di 10.000 euro. Dal 4 maggio sono previste novità anche per l'attività motoria e l'accesso ai parchi, aperture che dopo lunghe settimane di divieti danno più possibilità di movimento e che, dal chiarimento espresso oggi dal Comune di Rimini, permettono ai cittadini un primo contatto, ovviamente nel rispetto delle regole, con l'amata spiaggia e il servizio. Col nuovo DPCM si può svolgere individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva o di almeno 1 metro per le altre attività. Cade l'obbligo di restare nelle vicinanze di casa. L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto dei divieti di assembramento e della distanza interpersonale di 1 metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini al momento sono chiuse e nei parchi non è consentito svolgere attività ludico-ricreative. Ancora niente partitelle, quindi almeno per qualche settimana. L'amministrazione comunale di Rimini sta inoltre valutando in questa prima fase di impiegare volontari e steward della Protezione Civile per controllare il corretto utilizzo degli spazi pubblici e il rispetto del distanziamento. Per aumentare gli spazi accessibili, l'ipotesi è di aprire anche i giardini e le aree verdi delle scuole, sempre sotto vigilanza. Il chiarimento, che significa molto per i riminesi, è che camminate e corse sono possibili anche in spiaggia, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento e con la consapevolezza che su 16 km di arenile, oltre ai controlli, servirà soprattutto la responsabilità individuale. Il Comune di Riccione ha inviato un'informativa alle società sportive per valutare la possibilità di utilizzare i parchi cittadini per attività all'aria aperta, ovviamente in sicurezza e a distanza. Subito è arrivata la risposta della Ginnastica Riccione, che conta circa 1.000 iscritti. Il presidente Francesco Poesio, questa mattina a tempo reale, ha spiegato come sarà svolta l'attività. Ascoltiamolo. Noi, quando abbiamo ascoltato e letto questo invito, ci siamo mossi praticamente in pochissime ore e abbiamo messo giù un programma ben dettagliato. Quindi cosa abbiamo fatto? Siccome noi dobbiamo rispettare i 2 metri, noi praticamente abbiamo calcolato che nelle zone che abbiamo chiesto, in questo caso del Parco San Francesco, zona Fontanelle, creeremo dei distanziamenti con dei palettini o alcune altre cose, dove praticamente creeranno uno spazio per ogni atleta di circa 4 metri quadrati, perché noi abbiamo preso 2 metri per 2 metri. Quindi il distanziamento minimo sarà 2 metri, ma massimo potrebbe essere anche 4, che dipende un po' da come si muove. Quindi su questo stiamo abbastanza tranquilli. Gli allenatori e tutto lo staff di Ginnastica Riccione, perché io richiamerò tutto lo staff della Ginnastica Riccione, per monitorare e soprattutto per far depulire i flussi, perché noi faremo un'entrata e un'uscita con degli appuntamenti a orario, con un massimo di 30 atleti in 800 metri quadrati. Quindi siamo abbastanza, da questo punto di vista, siamo abbastanza a posto. Ci saranno delle piccole zone d'attesa dove qualche genitore vuole sostare, ma sempre tenendo conto che deve avere le distanze di 2 metri, non si può parlare come se stesse al bar normalmente. E cerchiamo gli allenatori tutti con le mascherine e i guanti, ovviamente, quindi già saranno forniti di ciò. Noi partiremo con alcuni gruppi specifici all'inizio, nel senso non è che faremo venire a tutti, ok? Perché noi dobbiamo prendere un attimo le misure, ed è giusto che in questa emergenza vogliamo fare le cose fatte per bene e con la testa, perché in questo momento abbiamo questa grande opportunità e credo che ce la dobbiamo tenere molto cara in questo momento, a parte per noi, ma credo che abbiamo una responsabilità nei confronti anche del resto della città, perché comunque se succede qualcosa ovviamente ne vanno a pagare le spese anche gli altri. Noi diciamo un grazie per questa opportunità, ma soprattutto lo dico a nome di tutte quelle famiglie e quei genitori e quelle atlete e atleti che hanno voglia di rivedersi. Perché anche a 2 metri di distanza, anche con 4 metri quadrati dove si potrà fare qualcosa, anche parlare attraverso una mascherina, io credo che sia il primo passo per iniziare
una nuova vita. L'intenzione più volte espressa dalla Regione Emilia-Romagna è riaprire i centri estivi. A Rimini si pensa a nuove modalità di proporre il servizio, utilizzando più spazi di quelli previsti normalmente. Vediamo. Un'offerta con spazi raddoppiati per garantire il distanziamento fisico ma senza costi aggiuntivi per le famiglie. Sono proposte operative quelle che il Comune di Rimini ha condiviso con la Regione per la riapertura durante l'estate dei centri estivi. Dal governo l'impegno di investire a livello nazionale 35 milioni di euro anche per andare a coprire i maggiori costi del servizio. Sarà necessario puntare sui giardini, i luoghi aperti, i piccoli gruppi, ma non solo. Dovremmo ragionare sui rapporti tra educatore e come numero i ragazzi stessi. C'è un tema di sanificazione che è fondamentale, perché c'è appunto un discorso legato a spazi comuni, spazi dove si fa il sonnellino, dove si mangia assieme, quindi stiamo ragionando anche sulle monoporzioni, stiamo ragionando anche di mettere in campo, e questo è un dato importante, di raddoppiare le scuole che il Comune metterà in campo come disponibilità di spazi. Lo scorso anno i luoghi che abbiamo messo come centri estivi erano circa una quindicina, qui quest'anno puntiamo tra i 25 e 30. Abbiamo condiviso con la vicepresidente Schlein, che è stata assolutamente vicina agli enti locali in questa situazione, che è un ragionamento che non vada a gravare sulle famiglie già toccate in questi mesi dal Covid, per non toccare appunto in un aumento delle quote per i centri estivi. La riflessione traguarda l'estate, guarda anche alla riapertura delle scuole a settembre, che solo a Rimini riguarda 25.000 studenti. Il tema dei trasporti, il tema delle palestre, il tema delle aperture quando c'è l'assembramento davanti a un cancello scolastico, il tema delle mense. Il lavoro che stiamo facendo con ASE e con i dirigenti scolastici è appunto quello di arrivare a settembre con una riapertura il più possibile messa in sicurezza per studenti, genitori e personale scolastico. Questa sera tutta salute su Icaro TV con il dottor Walter Pasini, epidemiologo ed esperto in medicina del turismo, si discuterà della fase 2 e dei possibili scenari di ripresa della vita dei cittadini, anche dal punto di vista del ritorno ai viaggi. Vediamo uno stralcio della puntata. Quello che personalmente mi preoccupa di più è il fatto che non esista ancora, diciamo, un sistema, no, di controllo epidemiologico delle malattie tali da poter subito identificare i nuovi casi, isolarli, trattarli, poi tracciare i contatti e quindi impedire appunto che ci sia una diffusione dell'infezione attraverso i contatti. E quindi certo è una, diciamo, previsione in assenza di vaccino che ci può stare benissimo. Questa qui della quarantena singhiozzo. Ma nel senso che questo virus è nuovo, incontra sempre persone, quindi ci sarà la mobilità delle persone, no? I viaggiatori che si sposteranno. Abbiamo visto che questa pandemia è asincrona, quindi la possibilità di ondate di ritorno è una possibilità reale. Ecco. Dottore, quali suggerimenti, ecco, si possono dare a chi riprenderà a viaggiare, a chi viaggerà, ma anche a chi accoglie, sì, chi accoglierà i vacanzieri? Noi qui siamo sulla Riviera Romagnola. Sì, sì. Come sarà il turismo dopo la pandemia? Qui ci deve essere una grande collaborazione con gli esperti, appunto, che si occupano di salute dei viaggiatori. Ecco perché anche la Società Internazionale di Medicina del Turismo, che avevo fondato nel 1989, dovrebbe essere coinvolta in questa riapertura, nel senso che chi riapre deve potersi affidare ad un comitato di esperti in questo settore della travel medicine, che possa quindi dare loro indicazioni. Poi occorrono anche competenze dal punto di vista più tecnico, ingegneristico, però la competenza medica è fondamentale. Quindi io auspico che le autorità comunali, regionali e anche le associazioni degli albergatori considerino la necessità di una, diciamo, consulenza, di un rapporto con chi può dare loro indicazioni di carattere anche proprio sanitario.
Accogliendo l'invito di Papa Francesco a valorizzare durante il mese di maggio la preghiera del Rosario in famiglia, la Diocesi di Rimini, tramite i nostri media, propone alcune iniziative per tenere viva questa importante tradizione e allo stesso tempo evitare assembramenti poco gestibili nelle chiese. Dal lunedì al giovedì alle 18.30, a partire dal 4 maggio, sarà proposto su Icaro TV il Rosario, recitato in alcuni santuari mariani e realtà delle diocesi, con una meditazione introduttiva del Vescovo. Si parte dalla chiesa di Santa Chiara a Rimini. Ogni venerdì, inoltre, alle 20.30, proseguirà anche la preghiera della Via Lucis, sempre guidata da Monsignor Lambiasi. Il mese di maggio si apre con due importanti appuntamenti. Venerdì, alle 15, il Vescovo celebrerà nella Cappellina dell'Episcopio, in diretta su Icaro TV, la messa in memoria di Sandra Sabattini, la cui beatificazione, prevista per giugno, è stata rimandata per l'emergenza sanitaria. Sempre venerdì alle 21 proporremo in diretta la preghiera per affidare l'Italia a Maria dal santuario di Caravaggio in provincia di Bergamo. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata, come sempre a casa.